Dopo il terrificante abbandono del creatore nonché vicepresidente di Rockstar Games, Dan Houser, si parla di un presunto leak scoperto da un noto insider riguardo all'impossessamento di un presunto documento dedicato proprio a Grand Theft Auto VI. A quanto pare, questo non è un documento qualsiasi, sembrerebbe un documento che apparterrebbe a Sam Houser, corrispettivo fratello di Dan e attuale presidente della Grande R. Andiamo ad analizzare più nello specifico la situazione. Tale documento risale a 7 anni fa ormai, al 2013, anno di uscita del quinto capitolo della saga. GTA 6 era alle prime fasi di creazione, con su per giù 60 lavoratori impegnati. La parte più gustosa di tutto ciò sono sicuramente le possibili ambientazioni del sesto capitolo di Rockstar North. Le location prese in considerazione dal team di lavoro sono state svariate, come avevamo pensato e detto in passato, quindi ecco qui la lista piccante. Vice City, parodia di Miami, ormai la sua apparsa è praticamente certa, se ne parla da anni e tutti l'aspettano con ansia. Non la vediamo da lontano 2006 con GTA Vice City Stories. Las Venturas, città apparsa nel 2004 con GTA San Andreas, parodia di Las Vegas. Ovviamente conterrà i vari casinò e si parla della possibilità di viverla tramite un flashback che ci riporterà negli anni 70. Quindi, a quanto pare, la teoria di un gioco ambientato in varie epoche sembrerebbe ulteriormente confermata, e ciò è straordinario. Proprio uno dei salti di qualità che ci si aspettava. Poi abbiamo una nuova città messicana, ossia la stessa città del Messico, la capitale. Poi abbiamo una metropoli ricoperta di neve, si parla di Chicago o Detroit, e piccole città in stile GTA per trovare un po' di riparo. Sicuramente rivedere le vecchie mappe di Grand Theft Auto sarà un'emozione ineguagliabile, soprattutto vedere il cambiamento del tutto tramite la nuovissima generazione di grafica. Ovviamente le nuove città che appariranno avranno sempre nomi parodia, non vedo l'ora veramente di dare il benvenuto a città come la stessa Chicago. Poi sicuramente ci saranno i tipici e meravigliosi Easter eggs. Chissà se magari nel Messico ci saranno parodie sulla situazione tra gli USA e il territorio messicano, con il muro e lo stesso Donald Trump. Ma è vero anche che quest'anno ci sarà l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, anche se comunque credo che Donald rimarrà al comando. Quindi chissà, sarebbe interessante. Avevo parlato già della faccenda tra Rockstar Games e il rilascio di GTA 6 dopo l'addio di Trump come presidente americano. Appena avete finito di vedere questo video, vi consiglio vivamente di passarci. Sarà veramente interessante vedere questa evoluzione della saga, con nuove città mai viste prima. Per quanto riguarda le piccole città, credo che si riferiscono a sorte di paesini e alla GTA San Andreas. Non so se vi ricordate, luoghi solo di passaggio, ma comunque molto curiosi. Amavo andare lì e addirittura in GTA San Andreas erano anche presenti delle missioni. Ma non abbiamo finito. Difatti il documento riporta ben altro. Si parla di GTA 6 che avrà anche un livello di dettaglio elevatissimo. Non solo le città di cui vi ho parlato potranno essere esplorate, ma anche gli interni di quasi ogni edificio. E ciò, ragazzi, è un qualcosa di impensabile, un qualcosa che noi fan abbiamo sempre sognato, ma mai visto in tutti questi anni di esperienza. News vera o falsa? Questo non lo possiamo dire. Possiamo dire invece che ciò proviene da un noto insider e che il tutto sembrerebbe comunque fattibile, anche perché stiamo parlando della nuova generazione di console. Il tutto sembra coerente. Quando c'è qualcosa che non va, ragazzi, lo sapete che ve lo dico senza peli sulla lingua. Vi direi anche, vedremo cosa ci aspetterà il futuro, ma riflettete un attimo, cosa vi aspettate da GTA 6? È ovvio che sarà in questo modo, con queste caratteristiche. Questo è il titolo più aspettato di sempre, e dire che sarà un capolavoro è dire poco. Quindi aspettatevi tantissime cose che vi faranno rimanere con la bocca aperta, elementi rivoluzionari. Un fan, per l'occasione, ha anche creato una possibile mappa per Grand Theft Auto VI. Devo dire che è fatta veramente molto bene. Molto coerente, con città compatibili tra di loro, ma sono di più rispetto alle città che vi ho detto prima. Però penso che parte di mappa come Los Santos, vista ancora su GTA 5, non le rivedremo. Magari Northampton, città del prologo di GTA 5, sì, dato che si è parlato, come abbiamo visto prima, di piccole città e di città innevate. Addirittura in questo caso ha anche inserito Carson City, che per chi non sapesse è la città protagonista di Manhunt, un altro noto gioco di Rockstar. Questa città sarebbe la parodia di un insieme di città come Camden, Kansas e Minneapolis. Chissà, ragazzi, sarebbe veramente molto interessante vederla anche sulla saga Grand Theft Auto. Vorrei dire, perché no?
Parliamo invece ora di un vecchio senior artist di Rockstar Games. Per chi non lo sapesse, il suo ruolo sarebbe quello di creare lavori in ambito artistico e grafico. E senior sarebbe per un'esperienza nel campo da più di 10 anni, difatti ha collaborato con Rockstar per ben 15. Tra l'altro questo ex senior artist della grande R, il cui nome è Stephen Bliss, lo avevo anche iniziato a seguire su Instagram prima di questa notizia. Guarda che casualità. Infatti proprio sul suo profilo aveva pubblicato questa immagine, o meglio chiamato artwork, che raffigura due personaggi. Come speculai in video precedenti, magari due protagonisti uomo e donna intercambiabili. Tanto ormai è questa la meccanica di punta e come idea, ragazzi, mi sembrerebbe molto valida. Saprebbe coinvolgere ancora di più veramente tutti. Che poi, ragazzi, quella immagine è stata anche rimossa, casualmente, sul profilo poche ore dopo, e quando succede ciò sapete già uno cosa va a pensare. Ve lo dico in ogni video in pratica. E questo nonostante lui abbia riferito che si tratta di lavori che vengono fatti per scopi personali e non per la stessa Rockstar. Beh, mi sembra una risposta abbastanza ovvia. Comunque, se andiamo ad analizzare la foto in primis, possiamo notare il famoso stile alla Vice City anni 70-80. Anzi, se vediamo bene, ci troviamo proprio tra le strade della città del vizio, dove c'è un'insegna con scritto Vice. Se andiamo a vedere l'uomo a sinistra soprattutto, che perché no, potrebbe essere associato ad un Tommy Vercetti, protagonista di GTA Vice City, da più grande ovviamente. Anche se lo stesso Stephen Bliss, tramite gli hashtag della foto, aveva fatto capire che si trattava di una sorta di autoritratto, anche se non penso proprio sia questo il caso. Anche se fosse lo stesso Tommy, state tranquilli che purtroppo non tornerà come protagonista. Nessuno credo che lo farà, dato che giustamente ogni GTA deve avere il suo protagonista. E ciò negli anni credo che ci ha fatto amare ancora di più la nostra fantastica saga. Ma chissà se rivedremo i vecchi personaggi di Grand Theft Auto in modo secondario. In passato è già accaduto. Sicuramente metteranno incredibili riferimenti. Stephen sta lavorando ancora con Rockstar? Beh, io lo spero, viste le sue doti artistiche, ma nonostante ciò non ci cambierebbe molto questa news, perché al massimo confermerebbe cose che già sappiamo, cose già sicure e che ci aspettiamo. GTA 6 sta per diventare sempre più concreto e, come ha detto la stessa Rockstar Games, quest'anno aspettiamoci una grande sorpresa. E sapete già di cosa parlo. Quando verrà annunciata, secondo me? Aspettiamo fine estate, inizio di autunno di quest'anno. Se potessi, sì, utilizzerei veramente una macchina del tempo. Ma lo sapete meglio di me, avere hype è un qualcosa di straordinario. Detto ciò, ragazzi, io vi aspetto con un nuovo video aggiornamento. Iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sull'intero universo di Mamma Rockstar. Fate lo stesso su Instagram, dove potete discutere con me e dove potete vedere contenuti extra tramite stories e post. Ci mancano solo circa 100 iscritti e arriveremo a 2000, quindi spero che mi aiutate a crescere. Soprattutto perché vorrò aprire il mio sito web ufficiale per sfornarvi notizie in tempo reale. Non vedo l'ora, ragazzi, e questo sarà possibile solo grazie al vostro supporto. Vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo con le prossime news. Said he killed another man. Cheap knowledge was my main game to figure out the law.